Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Punto Pesca. Oggi facciamo un video un po' diverso, non vi faccio vedere le solite canne, i soliti mulinelli, i vari accessori. Vi faccio vedere una cosa che mi è stata costruita su richiesta, interamente progettata e costruita da questo matto qua, il Tycoon Lures. Qualcuno lo conosce? Se non lo conoscete, andate a seguirlo sul suo canale YouTube, su Facebook e su Instagram. Vi lascerò poi in descrizione tutti i suoi contatti. Allora, che cos'è questo aggeggio che mi sono fatto costruire? È un setaccio meccanico per bigattini, gianin, in base a dove siete come regione, in base a come li chiamate. Serve principalmente per separare i cagnotti dalla segatura. Siccome io in negozio ne devo setacciare tanti, un giorno parlando con Stefano gli ho appunto chiesto: ma siccome io faccio tutto a mano e vi posso garantire che dopo un po', quando devi setacciare tot chili, comincia a diventare impegnativo tutti i giorni separare la segatura asciutta da quella bagnata. E quindi io lo faccio tutti i giorni e gli ho chiesto: senti, ma non riesci a farmi qualcosa che mi semplifichi il lavoro? Detto fatto, vi ricordo che quello è matto. E in un po' di tempo, ci ha messo un po' di tempo perché ci è voluto il suo tempo. Comunque, una volta che ha fatto tutto quello che doveva fare, alcuni pezzi vi farò vedere, poi sono stampati in 3D, il legno tagliato a misura, è tutto fatto veramente bene. Dopo un po' si è presentato con questo bell'attrezzo. È una figata, vi dico, è una figata, è fatto bene, è costruito bene. Adesso ve lo faccio vedere un pochino più da vicino nei suoi componenti e poi vi faccio vedere anche come funziona il fatto che lui separi appunto la segatura dall'esca. Adesso ve lo faccio vedere. Allora, eccoci con la vista da vicino. Partiamo dalla vaschetta. Questa è la vaschetta. I buchi sono tutti buchi da 3 mm. Giusto per farvelo sapere, il matto li ha fatti tutti a mano. Questa è la vaschetta, la parte superiore, con i suoi ganci che va messo in un determinato modo. Io ho già sbagliato due volte. Questa va messa qua. Nella parte inferiore invece c'è l'altra vaschetta per la raccolta della segatura e vi posso garantire che non casca da qua, quindi non avrete segatura che va dappertutto perché finisce direttamente nella vaschetta. Questo è il motore che fa oscillare questa parte dove c'è dentro la vaschetta. Questi sono tutti i pezzi che sono stati realizzati con la stampante 3D, tutti questi supporti sono stati tutti realizzati con la stampante 3D e di lato c'è il trasformatore per poter regolare la potenza. Quindi tutto messo nel posto giusto a modo. Questa va infilata qui, dal lato giusto. Questo si muove. Fa questo movimento qui e divide la segatura dai bigattini. Adesso facciamo proprio una prova sul campo. Ho deciso di prenderne un po' di veramente veramente sporchi e vediamo in quanto tempo li setaccia e come li setaccia. Allora, eccoci con la prova sul campo. Adesso qui ballerà un po' tutto perché il piano non è molto stabile, infatti anche Stefano mi ha detto che l'ideale sarebbe fissarla. Qui ballerà un po' tutto, vabbè, pazienza. Questi sono i bigattini, belli belli zozzi. Ho esagerato con la segatura. Vediamo quanto ci mette a prenderli puliti. Ce n'è quasi 1 chilo. Ok, si gira.
in pochissimi secondi puliti. Allora. E la segatura, ta-da! Tutta. E come avete visto non ce n'è neanche un po' sparsa in giro. Guardate quanto ce n'era. Direi che dai colore sei fatto proprio un buon lavoro. Vediamo se ne togliamo ancora un po'. Mettiamo ancora un po' di questo. Ce n'è ancora qua. Infatti si vede, guardate. Qua ce n'è. Non sto andando neanche molto forte. Ecco. Perfettamente pulito. Tenete presente che io tutte le mattine faccio questo lavoro almeno con 7, 8, anche 10 kg di bigattini. Quindi capirete bene che a me mi semplifica il lavoro tantissimo. Allora, non ce n'è da nessuna parte. Ok, adesso che ve l'ho fatto vedere da vicino, vi ho fatto vedere come funziona, un po' di conclusioni finali. Allora, eccoci tornati. Prima di tutto volevo ringraziare Taikon Lures, Stefano, perché mi hai veramente semplificato la giornata lavorativa. Era tanto che cercavo un setaccio così e tu l'hai realizzato, quindi grazie. Ma d'altronde sei matto e io lo sapevo che comunque lo avresti realizzato completamente tutto tu. Colleghi negozianti, se anche voi vi siete stufati di setacciare a mano, io ve lo stra consiglio, è fatto bene. Contattate Stefano, vi lascerò poi, come vi dicevo in descrizione, tutti i suoi contatti Facebook, Instagram. Contattatelo, chiedetegli informazioni, lui è disponibilissimo. Io ve lo straconsiglio, vi semplificherà talmente tanto la vita che vedrete che non ne potrete più fare a meno. Vi ricordo di seguire sempre Taikon Lures su YouTube, perché fa dei video interessanti, inventa sempre un sacco di cose interessanti. Seguitelo, perché oltre ad essere una bravissima persona è matto, fa delle cose da matto e è veramente divertente come persona, ed è veramente una brava persona. Quindi, che dire, ti ringrazio ancora. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, ci vediamo nei prossimi video, che c'è della robina nuova che vi voglio far vedere. Ciao.